Buonasera gentili telespettatori, ben ritrovati a Golden Set, 15ª puntata. Lo so, rischiamo di essere ripetitivi, 15ª puntata in cui andiamo a commentare la 28ª vittoria della Sir Safety Susa Perugia, 16ª in campionato, 16 punti dalla seconda in classifica, vittoria virtuale della regular season, i numeri che in questi giorni si rincorrono un po' in tutte le testate di carta stampata e non solo, perché sono i numeri da record che non piacciono a Coach Anastasi, ma che comunque sono questi la cronaca della Sir, che esce vittoriosa anche dal Palapadini di Modena con un bel 3-1 e quindi di questo, ma di tanto di più, con Marco Cruciani ne parleremo questa sera. Buonasera Marco e ben ritrovato. Buonasera Federica, sì, abbiamo tanti argomenti di cui parlare anche questa sera. Ci ha provato anche la Valza Group Modena, ma con questa sera non c'è davvero nulla da fare, però ci sono andati abbastanza vicini, almeno come raccontano e hanno raccontato i cronisti di Modena, a cercare di portare via almeno un punticino a questa invincibile Sir Safety Susa. Sì Marco, come sempre abbiamo dei compagni di viaggio per questa puntata rigorosamente in diretta dagli studi di Umbria TV di Perugia. Alla mia destra l'alzatore della Sir Safety Susa Perugia, Gregor Ropret. Buonasera Gregor e benvenuto buonasera a Golden Set, la sua prima volta a Golden Set e in TV. E invece alla mia sinistra il centrale della Sir Safety Susa Perugia, Stefano Mengozzi. Ben trovato Stefano, grazie anche te, anche perché anche per te è la tua prima volta. Grazie a voi, buonasera a tutti. Buonasera. Insieme a due colonne di questo meraviglioso team di cui vi stiamo raccontando le gesta di questa stagione 2022-2023, altre due colonne importanti della storia della pallavolo perugina raccontata e vissuta in campo. Abbiamo il piacere questa sera di ospitare a Golden Set lo storico capitano della Sirio de Spar Perugia, un autentico mito della pallavolo femminile che ha scelto Perugia per vivere la sua vita post campo. Lei è Cristina Saporiti. Buonasera a tutti. Benvenuta Cristina, e accanto a me per la prima volta a Golden Set abbiamo il piacere di ospitare una delle penne più brillanti del giornalismo pallavolistico della nostra regione e non solo. Lui è giornalista e scrittore, Carlo Forciniti. Buonasera Marco, buonasera Federica e un saluto agli ospiti. Faccio il quarto incomodo visto il parterre. Tu sei un ottimo quarto. Assolutamente sì. Ringraziamo quindi i nostri ospiti. Poi vorrei fare una battuta anche su Cristina Saporiti, uno dei nostri, dei miei miti dell'infanzia, nel senso non dell'infanzia, cioè dell'adolescenza, perché siamo coetanee. Allora, se dicevamo, qualcuno ci taccia anche talvolta di essere monotoni nel, Marco, ripetere questi numeri, ma così è una serie estremamente vincente, vittoriosa, ne usano tanti gli aggettivi, inarrestabili, ma sotto, dal secondo posto in poi, invece sta succedendo un po' di tutto e lo vediamo anche dai risultati di questo fine settimana. Sono due o tre fine settimana che abbiamo dei risultati alquanto inaspettati, sia per quanto riguarda dal secondo posto in giù, ma anche in coda alla classifica, Marco. Eh sì, sta succedendo davvero di tutto. Il campionato, come diceva Federica, dalla seconda posizione in giù è straordinariamente aperto e bello, dobbiamo dire. Andiamo a vedere i risultati di questa giornata numero 16, partendo naturalmente dal successo esterno per 3-1 della Sir Safety Susa Perugia sul campo della Valza Group Modena. Risultato un po' sorpresa ancora a Civitanova, continua la crisi della Lube, Itas Trentino batte Cucine Lube Civitanova 3-1. E poi quattro successi casalinghi, quello della Widiu Verona che torna al successo battendo per 3-0 l'Allianz Milano. Un altro momento positivo che continua è quello del Vero Volley Monza, che fa da contraltare invece alla seconda sconfitta consecutiva di Piacenza, battuta appunto a Monza per 3-1. Un altro successo importante, decisivo forse per riaprire davvero del tutto la corsa salvezza, il successo casalingo dell'Emma Villa Sobe Siena sulla Top Volley Cisterna per 3-1. E infine un altro successo importante in chiave salvezza, quello di Padova su Taranto per 3-0. E quindi una classifica, l'abbiamo già detto in apertura, che vede saldamente al comando a 48 punti la Sir Safety Susa Perugia, che chiude virtualmente il discorso della regular season
con 6 giornate di anticipo a 48 punti, seguito da Itas Trentino e Valsa Group Modena 29, Cucine Lube Civitanova 26, Gas Sales Blue Energy Piacenza 25, 24 punti per Vero Volley Monza, 23 per Allianz Milano e Top Volley Cisterna, 22 punti per WiDiU Verona, Pallavolo Padova a 14 punti, 13 punti per Gioiella Prisma Taranto e chiude la classifica Emma Villas Ubai Siena a 12 punti. Che però Siena, fino a 2 settimane fa si parlava per Siena di profonda crisi, 2 vittorie importanti e perentorie in questo momento. Questo per dire che comunque il campionato è dinamico e acceso ancora di più. È stata accesa quindi anche la partita che dicevamo di domenica alle 18, tra l'altro una delle prime dirette di Rai Sport, perché Rai Sport ha concesso 4 gare consecutive a Perugia in diretta Rai. Al Palapanini alle 18 si è chiusa 3-1, un primo set partito un po' così zoppicante per i nostri ragazzi perugini, ma poi sono entrati in partita e anche per Modena non c'è stato nulla da fare. Lo vediamo nel servizio per poi commentarlo con i nostri ospiti, realizzato per noi dalla redazione di Umbria TV, da Lorenzo Pelucca. Precisa, compatta, lucida, la Sir Safety Susa Perugia supera a pieni voti l'esame Modena, seconda forza del campionato, e conquista la vittoria matematica della regular season arrivata con ben 6 giornate d'anticipo. Una striscia vincente dunque che continua con 16 successi su altrettanti match di campionato, con Perugia che ancora a punteggio pieno in classifica, e l'ennesima prova di forza di una squadra capace di soffrire e ribaltare il risultato anche grazie alla strabiliante qualità della panchina. Davanti al caldo pubblico del Palapanini, Modena vende cara la pelle e nel primo parziale parte meglio, merito soprattutto di una battuta efficace che mette in difficoltà la Sir, che invece dal canto suo fa fatica a trovare ritmo dalla linea dei 9 metri. Gli emiliani si mantengono in vantaggio per tutto il parziale, volando anche a più 6 sul 16-10. La Sir rosicchia punto su punto e nel finale, grazie al turno in battuta di Russo, torna definitivamente a contatto, ma cede per 25-23 sull'errore di Riklisky. Sotto di un set gli uomini di Anastasi reagiscono, è una grande palla a volo quella che va in scena al Palapanini, e stavolta è Perugia a mettere la testa avanti, ma Modena resta in scia. Ancora una volta a fare la differenza sono i cambi: Anastasi pesca dalla panchina Plotnitsky, Russo ed Herrera, e con il loro ingresso la Sir cambia marcia. È proprio un muro dello schiacciatore ucraino a dare il set point a Perugia, capitalizzato da Solé per il 23-25 che chiude il set. Nel terzo parziale sale definitivamente in cattedra Leon, MVP del match con 19 punti, che oltre che in attacco comincia a martellare anche in battuta. Al resto ci pensano i muri di Russo e Solé e gli attacchi mancini di Herrera e Plotnitsky. Proprio un ace del martello ucraino sancisce il 16-25 che vale il 2-1 per la Sir. Nella quarta frazione la Valsa Group Modena bozza una reazione, ma ben presto anche Ngapet si spegne. A metà parziale la Sir scappa via e chiude sul 18-25 grazie al muro di Solé, che vale il 3-1 definitivo. Questo dunque è il racconto puntuale e preciso di Lorenzo Pelucca, che ci ha fatto veramente una fotografia dettagliatissima di questa gara. Adesso però è arrivato il momento di parlarne con i nostri ospiti, e allora cominciamo con Stefano Mengozzi. Stefano, una partita molto bella per larghi tratti. In questa partita ci sono 2 chiavi di lettura, il momento che la decide. Ovviamente tutti pensiamo alla fase finale del secondo set. Coach Anastasi invece ha detto: è stato importante invece il finale di primo set, quando siamo rientrati e abbiamo ripreso a giocare la pallavolo che sappiamo. Secondo te qual è stato dei due, o se c'è stato qualcosa che ha veramente determinato il cambio di passo in questa partita? Ah, sicuramente la cosa che ha detto coach Anastasi è vera, insomma, a fine del primo set siamo riusciti quasi a arrivare pari, 24-23 per loro, poi abbiamo avuto anche la palla per pareggiare. E lì ci abbiamo veramente creduto, quindi effettivamente è una lettura che ci può stare. Aver vinto il secondo anche in quel modo, perché comunque eravamo sotto 22-20, mi pare, è andato in battuta Leo e ha fatto qualche break. Quello forse è stato alla fine l'interruttore che ci ha dato modo di andare a prendere questi 3 punti al Palapanini, che non era facile.
e forse è anche l'interruttore che in qualche modo non ha spento del tutto Modena, ma certamente dalla grande speranza di poter andare sul 2-0 a ritrovarsi a ripartire come se non fosse successo nulla, la differenza è notevole. Sicuramente, loro sono partiti fortissimo, anche grazie secondo me al loro pubblico che era veramente molto molto caldo, si vedeva che ci tenevano alla partita. Erano venuti in tantissimi a tifare e i primi due set sono stati complicati, probabilmente anche per l'aiuto del loro pubblico che era molto presente. Poi dopo, sì, effettivamente il finale di secondo l'abbiamo portato a casa noi e loro sono calati sicuramente in battuta e siamo cresciuti noi in ricezione, dopo Giannelli è riuscito a mettere in campo il suo gioco, come ci ha abituato da inizio di stagione adesso, insomma, e sicuramente dopo la partita ha avuto il risvolto positivo per noi. Gregor, forse di queste 28 gare è stata una delle più difficili, diciamo così, forse con la finale del Mondiale, della Supercoppa con Trento, quella che avete giocato a Modena. C'è stato un momento che avete pensato magari nel primo set fino a metà del secondo che potesse essere ancora più difficile? Sì, ma abbiamo aspettato una gara così, perché Modena, la casa, è una grande squadra, come ha detto Stefano, già tifosi, veramente bellissima atmosfera, tutto. Noi, per me questo secondo set è un punto dove abbiamo prendere il nostro gioco, il nostro ritmo, e dopo terzo e quarto set abbiamo veramente giocato bene. Cristina, una partita che abbiamo detto è veramente stata bella da vedere anche per noi che siamo stati a casa a seguirla davanti al piccolo schermo e a percepire la bellezza di tanti momenti che sono stati veramente belli, appunto, da vedere per chi ama la pallavolo. Entusiasmanti, sì, assolutamente sì. Penso che la cosa bella da vedere è la semplicità e con la quale questi giocatori riescono a entrare e uscire dal campo, la bravura dell'allenatore nel comunque far girare i giocatori e accettare comunque di uscire o di entrare, di dare il proprio apporto in qualsiasi momento. Questo secondo me è il punto forte di questa squadra, insomma, sono dei giocatori, sono tutti sempre a disposizione, tutti pronti sempre a dare il 100%, non hanno mai fallito in questo, quindi ecco. E l'allenatore è molto bravo a gestire comunque dei personaggi importanti. Certo. Assolutamente. È una delle grandi novità, possiamo dire, di questa stagione, anche nella tua carriera, ma noi lo raccontiamo nel corso di queste puntate, non ci è mai capitato di vedere una gestione come questa, un roster così profondo e gestito in questa maniera. Immagino che neanche nella tua carriera, negli anni in cui sei stata protagonista in A1, è mai accaduta una cosa del genere. No, molto poco, molto poco. Diciamo che c'era la squadra base, la squadra titolare, e poi c'era la panchina che era formata soprattutto da giovani che avevano bisogno di fare esperienza, ma non a livello delle titolari, per cui sì, venivano introdotte nel momento in cui magari c'era una squadra meno forte per fargli fare esperienza, ma non nel momento del bisogno, ecco. Molto difficile, per quello mi stupisco e mi fa piacere una cosa del genere, perché secondo me, insomma, poi loro hanno un sacco di impegni, Coppa Italia, Champions, campionato, è molto difficile sostenere certi ritmi in 6-7 giocatori. Certo. E invece in questo caso, insomma, è importante, ecco, questo. Assolutamente. Carlo, Gianni, allenatore di Valzer Group Modena, alla fine della gara ha detto: abbiamo giocato un'ora di pallavolo, noi Modena abbiamo giocato un'ora di pallavolo di altissimo livello, poi si è lasciato quasi sfuggire che quel livello non si riesce. Si riesce perché, come disse Podrascanin alla finale del Mondiale, battere la Sirra significa battere due squadre. E quella è la vera chiave finora di questo inizio di stagione. Battere la Sirra significa battere due squadre proprio perché ha risorse infinite.
non solo a livello di talento, è chiaro che è una squadra di primissimo livello, ma quando al talento aggiungi freschezza, ovvero sia dopo che magari qualche giocatore può andare o in debito di ossigeno, sta vivendo anche una giornata non propriamente negativa, ed entrano giocatori in grado di fare la differenza praticamente alla stregua dei titolari, si fa dura. E la sensazione che ho avuto in questa stagione è che molte squadre a un certo punto, ora la banalizzo un po' come concetto, però a un certo punto è quasi come se la diano su, perché si rendono conto che e dai, andare a fare a cazzotti con la SIR non porta da nessuna parte. È così, la mia sensazione è questa, ovviamente può essere fallace. E poi, per riprendere il discorso che abbiamo fatto in precedenza su Anastasi, mi piace molto il turnover del coach, perché non è un turnover scientifico, nel senso non decide oggi metto Mengozzi e Ropret oppure metto Plotinski, Leon, faccio per dire, ma lui durante la partita poi è pronto a ricambiare nuovamente, cioè è sempre un allenatore molto capace di sentire la partita, che o ce l'hai o non ce l'hai. E quindi, ok, parte con quel tipo di sestetto che può essere anche stravolto rispetto alla settimana precedente, però poi appena vede, fiuta qualcosa che non va o si può far meglio, cambia di nuovo. È una mutazione continua che poi si riflette sul fatto che appunto gli avversari alla lunga cedono, perché la superiorità tecnica e anche atletica, perché poi c'è gente fresca, è chiara. Però Marco, Anastasi ce l'ha detto più volte, lui non vuole farsi prendere da troppi entusiasmi, non vuole guardare classifiche e commenta così la gara di domenica al Palapanini avvicinato dall'ufficio stampa della SIR. Ecco. Loro sono stati magnifici, ci hanno aggredito all'inizio, ci hanno messo in grave difficoltà. Noi abbiamo subito tanto, all'inizio non riuscivamo a rialzarci, ma penso che la chiave della partita sia stato il primo set, che stavamo perdendo secco e li abbiamo recuperati, rimontati, solo un nostro errore gli ha permesso di chiudere il set, altrimenti non so come sarebbe finito. Però questo secondo me è il primo set, malgrado abbiamo perso, ci ha dato lo spunto per combattere, perché il secondo set abbiamo dovuto combattere fino alla fine. Naturalmente poi siamo stati bravi come al solito, muro di difesa ha fatto la differenza, abbiamo veramente lavorato ancora benissimo questi due fondamentali e alla fine ci ha dato ragione. Non dobbiamo, sai, pensare di essere più furbi o più bravi degli altri, perché gli altri si stanno tutti aspettando nei momenti decisivi. Il primo momento decisivo sarà la finale di Coppa Italia, che sto guardando Piacenza con grande attenzione, è una squadra che può metterci in grave difficoltà, quindi è meglio che stiamo concentrati, è meglio che stiamo umili, non pensiamo troppo ai record, ma pensiamo a giocare meglio di partita in partita. Sempre il profilo giusto nelle parole di Andrea Anastasi. E Stefano, parliamo di questa squadra che tu hai visto crescere dall'inizio. Sei partito fra i pochi che erano a disposizione già dal primo giorno di ritiro, dalle esperienze del beach, al rafting e poi tutto il resto che ha iniziato a costruire questo gruppo. Ecco, come si è sviluppato il rapporto con Andrea e come vi ha spiegato quello che poi stiamo apprezzando in queste settimane, questa gestione del gruppo assolutamente nuova, fra virgolette? Ah, sì, io sono qui dal primo giorno, dal raduno, a differenza magari degli altri che erano impegnati con le varie nazionali. Ed è stato subito bello, no? Io sono tornato qui dopo l'anno scorso, dove avevamo fatto insomma, la stagione positiva comunque. E è stato bello ripartire con questo gruppo nuovo. Trovare coach Anastasi è stata una bella sorpresa, io non avevo mai avuto modo di lavorare con lui. Sono contento, mi piace veramente tanto, al di là dei risultati, però, come gestisce il gruppo e anche come il gruppo comunque si fa gestire in questo modo qui, perché secondo me lavoriamo tutti dal primo giorno di allenamenti con molta umiltà, con molto spirito di sacrificio tutti quanti, consapevoli di far parte di una squadra molto ambiziosa, con obiettivi davvero molto importanti, e questo sicuramente aiuta anche il fatto che
Nessuno di noi magari mette il muso oppure non è contento della gestione che comunque sta usando il coach con noi, quindi quindi siamo tutti positivi e umili soprattutto, perché come ha detto anche lui nell'intervista, gli obiettivi importanti ce n'è, e soprattutto anche a fine mese, la finale di Coppa Italia, e a fine febbraio. E niente, sicuramente gli avversari ci stanno aspettando al varco, stanno aspettando il nostro passo falso, e dobbiamo essere bravi noi già dal primo giorno allenamento a fare in modo che questo non avvenga. Qualcuno ha scritto a proposito di allenamento e di qualità di allenamento che voi garantite essere altissima, che certi allenamenti, certe partitelle forse sono più complicate di certe partite invece giocate contro gli avversari veri. Sicuramente il livello del 6 contro 6 è molto molto elevato. Diciamo, negli ultimi giorni ci sono anche dei tifosi che vengono in tribuna, non so, forse competitivo a prendere i biglietti per le partite, non so, però c'è un po' di gente su, e secondo me si divertono a vedere l'allenamento, poi magari commentano anche. No? Sicuramente il livello è alto. Però noi facciamo il possibile, Greg, siamo spesso nella squadra B, facciamo il possibile per mettere in difficoltà i ragazzi che poi giocheranno le partite che contano, diciamo così. Certo. Gregor, tra l'altro, anche se Anastasi predica di stare con i piedi per terra, gli obiettivi ancora sono tanti, è chiaro che uno si aspetta, già se la Sir perde un set, aiuto. Però, come ha detto il tuo compagno di squadra Camille Riclischi, cioè, dobbiamo renderci conto che anche le altre squadre sanno giocare a pallavolo. E tutti probabilmente aspettano la Sir per dare il meglio. Sicuro, sicuro. Penso che tutte le altre squadre adesso hanno anche motivazione in più contro noi, perché chi vince prima partita contro Perugia adesso è una grande cosa, secondo me. Ma siamo noi chi giochiamo, dobbiamo mettere tutto in ogni partita, e come all'inizio della stagione, anche adesso. Io credo molto in questa squadra, e se non abbiamo infortuni, qualche cosa così, penso che possiamo fare grandi cose anche. Sì. Carlo, facciamo un riferimento calcistico rispetto alla partita di domenica. La Gazzetta di Modena ha scritto: neanche Modena e l'effetto Palapanini sono riusciti ad infliggere la prima sconfitta stagionale a Perugia. Il Palapanini, lo sappiamo, è un posto particolare. Si potrebbe parlare quasi di, riagganciandoci al Bernabeu, di miedo escenico. È un posto dove nei primi due set abbiamo sentito anche da casa la carica, la forza, il boato del pubblico dopo ogni punto della squadra di casa. È una difficoltà non da poco. Non da poco, anche perché c'è la difficoltà rappresentata che dall'altra parte della rete c'era un avversario che giocava molto bene, perché Modena è entrata in campo, correggetemi se sbaglio, in maniera molto molto concentrata, ha giocato una pallavolo di qualità finché ha sentito che la partita che poteva dare del tu alla Sir. Poi è chiaro che via via subentrano tanti meccanismi, immagino anche a livello mentale, che ti fanno un po' scendere di livello quando dall'altra parte è una squadra che in questo momento gioca una pallavolo di un certo tipo. Però vincere così a Modena è un'ulteriore certificazione di quanto questa squadra sta facendo, anche perché adesso, se si fa vedere quello che offre la regular season da qui alla fine, tutte le partite sono difficili, tutte le partite presentano dei rischi, questo è chiaro, però è chiaro che Modena, c'era un circoletto rosso sulla trasferta, perché la squadra è forte e il pubblico, come hai detto giustamente tu, riferendoti anche al miedo scenico, è un fattore che si fa sentire. Però sono queste partite che poi ti forgiano per Coppa Italia, Playoff, Champions League. È una squadra di questo livello, ovviamente io credo che un pubblico del genere sortisca nei giocatori l'effetto opposto, cioè ti carica ancora di più. E per la Sir, che sta vincendo tutte le partite in maniera anche
molte di queste anche abbastanza semplice, non è mai un termine appropriato, però alla fine di semplicità si tratta, e avere anche gli stimoli che derivano dall'ambiente, e quindi un nuovo banco di prova, si dice tanto nel calcio, questa partita o questa competizione non è allenante, a Modena è molto allenante andare a giocare, quindi io credo che a loro serva molto anche sentire un po' il fiato del pubblico, perché serve tutto in questa fase in cui onestamente, se si guarda alla big picture, alla classifica, ormai la regular season è andata. Fra i protagonisti di domenica sembrava essere partito un po' in sordina anche lui, il capitano Wilfredo Leon, poi però a un certo punto ha deciso di giocare, non a caso alla fine è stato decretato anche l'MVP. Sentiamo che cosa ha detto a fine gara. Abbiamo sofferto un bel po', devo dire, anche su tutta la partita. Non è che facile arrivare a questo palazzetto che ormai è diventato una storia grossa tra una squadra e l'altra. Ma niente, la cosa più importante è che continuiamo con la nostra rascia vincente e dobbiamo essere più concentrati soprattutto sul primo set, che stiamo facendo un pochino la fatica. E più avanti vediamo, sì, per adesso tocca andare a concentrarsi sulla prossima partita e avanti. Sentiamo la curva che ti saluta, la differenza grande, soprattutto a partire dal terzo set l'abbiamo fatta con battuta e muro, Leo. Sì, penso che questo sono due fondamentali ai quali stiamo lavorando tantissimo. Sappiamo bene che possiamo fare ancora meglio, al di là di come è andata la partita oggi, ma un passo alla volta. L'MVP di questa partita, Wilfredo Leon. Cristina, giocatore straordinario, inutile sottolinearlo. Di fronte c'era una squadra, come diceva Carlo, particolarmente aggressiva e convinta dei propri mezzi, almeno per due set abbondanti, guidata da un palleggiatore che tu hai visto nascere, e non è un eufemismo, perché Bruno Mossa de Rezende, sì, muoveva davvero i primi passi, sì, a bordo campo al Pale Evangelisti, allora con suo padre che è stato il tuo allenatore. Sì. Quanto vedi di Bernardo nel Bruno che abbiamo visto per una volta di più estremamente leader della sua squadra? Beh, diciamo che il carattere è quello, cioè, è indiscutibile, cioè, la grinta, ecco, il modo di porsi è quello di Bernardo, cioè, anche certi gesti che fa, certe cose che dice, che ormai noi riconosciamo, magari il brasiliano, no? Parolaccio, cose varie, però ecco, molto simile come carisma, proprio come carattere, sì, a Bernardo. Bernardo lo dimostrava in panchina, no? E tra l'altro anche la moglie giocava con me, era sì, Mossa. Sì, sì, la Vera, molto forte anche lei. Tutto un altro carattere, però sì, molto grintosa in un'altra maniera. Molto silenziosa, però molto, molto in gamba anche lei. Era un Leon della nostra squadra anche lei, assolutamente. E rimanendo in tema Leon e in tema cubani, tu hai visto anche l'alba delle prime presenze cubane a Perugia nell'ultimo sprazzo della tua carriera. Sì, già non giocavo più con la Sirio, io avevo già smesso, diciamo che avevo avuto Martina e quindi ero scesa di categoria, giocavo in Serie B, però sì, diciamo che ci incrociavamo in quegli anni, sì. Diciamo che la storia cubana ha dato e sta dando molto alla pallavolo perugina. Beh, assolutamente sì, è stato per Perugia, è stato proprio un salto di qualità, per cui sono arrivate loro e hanno rivoluzionato tutto. Noi abbiamo provato a vincere quel che potevamo vincere, abbiamo vinto poco, come sono arrivate loro, insomma, diciamo che la qualità è cambiata parecchio. Poi in quegli anni le cubane erano fisicamente proprio, sì, più prestanti delle italiane, assolutamente, quindi noi abbiamo avuto la fortuna di avere le prime cubane che hanno fatto la differenza subito. Sì, certo. Un altro dei protagonisti di domenica scorsa, il centrale Sebastian Solé, dicevamo che forse la partita è stata decisa proprio nel servizio nei muri, e Solé ne ha portati a termine diversi, sentiamo che cosa ci ha detto. Al di là de que seamos premio o no,
e stiamo facendo quello che abbiamo fatto dall'inizio. Adesso con più tranquillità a dirlo così perché siamo primi, ma alla fine è quello che abbiamo fatto dall'inizio. Muovere la squadra, quello che scende in campo e farlo bene. Insomma andiamo avanti così con quelle partite che ci restano. Non è che ci risparmiamo o niente. Adesso lavoriamo e quelle che abbiamo avanti andiamo così a vincerle. Poi qua è sempre bello perché insomma sappiamo cosa è il pubblico, cosa è lo spettacolo qua, e finire così con la nostra gente festeggiando come se siamo in casa, tanta roba. Seba Solé è un altro dei grandi protagonisti di questa partita. Stefano, tu l'hai detto fin da quest'estate ed è stato, diciamo, un pronostico piuttosto facile. Avevi detto quest'anno il reparto dei centrali è fortissimo e sarà una bella sfida fra noi, e di fatto quest'anno siete quattro giocatori che giocherebbero titolari in qualsiasi altra squadra. Sì, sicuramente è un reparto ben coperto, diciamo così, ma come tutti gli altri, come dicevamo prima, è una squadra veramente costruita insomma molto bene, perché in tutti i reparti ci sono giocatori effettivamente che in altri club probabilmente giocherebbero titolari. Sì, noi ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte di Golden Set, ancora tanti argomenti perché come diciamo la SIR i ritmi ce l'ha serrati, domani torna anche la Champions League, ultimo turno, quindi parleremo anche di quello fra pochissimo. Eccoci di nuovo in studio, seconda parte della puntata numero 15 di Golden Set. Allora, come diceva Federica, entriamo anche in clima internazionale, clima Champions, perché siamo alla vigilia dell'ultima gara della fase a gironi della Champions League e non sarà una gara del tutto scontata. È vero che Perugia già nella gara numero 5 ha conquistato il diritto matematico alla seconda fase, ma di fatto c'è ancora da lottare. Carlo, la classifica finale dei gironi ci dirà qual è il tabellone che si comporrà da giovedì mattina. Sapremo il futuro della Champions League e arrivare più in alto possibile in questa classifica avulsa che riguarda le prime dei gironi diventa importante. È importante perché non hai rimpianti dopo, nel senso che tu vincendole tutte, arrivando anche in una posizione tale che ti permette di essere testa di serie, insomma, per gli accoppiamenti futuri, fa sì che qualsiasi accoppiamento tu prenda non puoi fare altro, perché sei arrivato primo, le vinte tutte, non hai rimpianti. Magari, sai, scivolando, perdendo qualcosina, puoi beccare un incrocio un po' indigesto, allora puoi dire se avessi vinto l'ultima partita allora potevano cambiare le cose. Io non credo che si corra questo rischio domani. E tra l'altro da qui alla partita di Coppa Italia, io capisco quando Anastasi punti molto su Piacenza, perché indirettamente credo mandi un messaggio anche ai giocatori. È vero che affronteremo un mesetto di partite tra virgolette scontate, nel senso che di fatto in classifica non ha più l'obbligo di guardarla perché tanto ha vinto. Però tutte queste partite saranno fondamentali per far sì che Perugia arrivi alla partita con Piacenza pronta, e significa pronta fisicamente ma soprattutto mentalmente, perché è un mese rischioso, se vogliamo, questo. Un mese rischioso in cui ci si può un po' sedere, certo. Perché non c'è di fatto niente da perdere, e quindi fa bene Anastasi a tenere alta l'asticella, a guardare a Piacenza come un obiettivo molto importante, che poi lo è ovviamente, lo sarebbe stato comunque. Però dalla partita di domani con Duren fino all'incrocio di Coppa Italia si apre una fase particolare, la definirei così, e quindi anche lì sarà un'ulteriore prova per i Black Devils, perché conterà molto come prepareranno questo mese, perché dovranno anche in questo mese che sembra diciamo così
innocuo, diciamo così, però dovranno dimostrare di avere quella maturità ulteriore per poi presentarsi alla partita, alla semifinale di Coppa Italia con la, diciamo, calda come è stata finora. Certo. Quindi sarà molto interessante seguire questo mese. Certo. A proposito di preparazione, Gregor, prego la regia di mandarci un video che riguarda un allenamento che sta svolgendo Gregor, che sembrerebbe, per chi non conosce la pallavolo, anche una cosa un po' lontana, insomma, un allenamento, ecco, ripeto, ecco, questo qua. Gregor addirittura fa canestro, insomma un mix fra il basket e la pallavolo, chiaramente per acquisire maggiore precisione nell'alzata. Gregor, tu sei tornato in Italia dopo una parentesi di qualche anno fa, hai girato tantissime nazioni, tantissime squadre. Che realtà hai trovato quest'anno in Italia e poi nella Sierra, insomma? Ma sicuramente che questa squadra è una più forte del mondo a questo momento. Il campionato italiano è ancora, secondo me, più forte del mondo. Anche Polonia e Russia sono uni campionati molto, molto difficili, ma Italia ha più di tradizione, più di tutto, e per me è veramente una bella, bella esperienza, uno gruppo fantastico, anche chemia, no? Così tra giocatori è, secondo me, fantastica, e spero che possiamo continuare così. Il tipo di allenamento che abbiamo visto lì, l'avevi già fatto da altre parti o una novità qua che magari Coach Anastasi, Valentini e loro ti fanno fare? No, questo è per palleggiatori in generale un allenamento normale, no? Così per riscaldare un po', per fare, come si chiama? Un lancio preciso. Sì, per precisione e così. Qua grazie anche a Biancalana, perché non ha messo queste che ho sbagliato. Così è bello da vedere, ma no, un allenamento che conta per noi e che ti riscaldare bene. La pallavolo internazionale ha avuto un ruolo importante anche nella carriera di Cristina. Ricordiamo tra l'altro una vittoria in Champions con la Teodora Ravenna nella stagione 87-88 e anche il primo trofeo internazionale di Perugia, perché nella stagione 1999-2000 portaste a casa la prima Coppa delle Coppe di Perugia. E a proposito di Coppa delle Coppe, guarda caso, c'è anche un riferimento alla Germania. Domani sera i ragazzi affronteranno i tedeschi del Düren. Voi in Germania invece a Münster giocaste una mitica finale di Coppa delle Coppe, persa al tie break. Fu il primo approccio importante del volley internazionale perugino. Esattamente, me la ricordo, fu una grande delusione purtroppo, tra l'altro io ero infortunata quindi non ho giocato, comunque sia è stata una partita molto molto sentita, forse eravamo ancora abbastanza giovani, forse era il primo appuntamento internazionale, forse loro erano un pizzico più forti. Però è stata una bella delusione, ci siamo presi una bella batosta quella volta. Ovviamente è molto cambiato la pallavolo internazionale da quelle stagioni a quella attuale. Ma per il livello delle giocatrici, esatto. Sicuramente, fisicamente, cioè io vedo una differenza abissale tra quella che ero io fisicamente e le ragazze che vedo adesso, cioè, è proprio tutta un'altra fisicità, forse un'altra preparazione, forse sì, un altro tipo di preparazione, non lo so, mi sembrano più alte, più belle, più magre, più tutto. E quindi... noi per la nostra generazione venivamo considerate alte, vero, attualmente forse neanche il libero, insomma, potremmo fare viste come sono gli standard fisici anche nella femminile, che per certi versi si sta avvicinando molto anche alla maschile, sì, no? Sì, diventata molto, molto fisica. Sì, molto molto fisica, sì. Sicuramente dovuta a una preparazione diversa, secondo me.
e anche una selezione forse. Selezione. Abbiamo visto prima, Federica, un video curioso di Gregor impegnato in una sorta di basket volley. È sloveno, ci sta. Ci sta, eh? Certo, la patria del basket. Sì, sì. E abbiamo però anche un video piuttosto curioso dedicato a Stefano, che adesso la nostra regia ci propone. Qui forse lo sport è un po' più salottiero, diciamo. Queste sono piccole perle che vengono colte dai ragazzi dello staff dei social, però sono testimonianza del bel clima che c'è in questa squadra. Questo è uno sport importante. No, qui si vince, sì. Si vince come con la Sir. Qui ho vinto io contro il Semel, che è un ottimo giocatore di mora cinese, ma ho avuto la meglio io stavolta. E invece, a proposito, sempre rimanendo in tema di Champions, a proposito della partita di domani sera, noi ci fidiamo ciecamente di quello che scrive nei suoi comunicati Simone Camardese. Ha ipotizzato un 6+1 piuttosto interessante, perché dovrebbero giocare Ropret in regia, Herrera in diagonale, Flavio e Mengozzi coppia di centrali, Plotrinski e Semenyuk ricevitori e Piccinelli libero. Quindi si prospetta una serata, un mercoledì interessante per voi. Mercoledì da Leone. Da Leone. No, vediamo, insomma, come abbiamo sempre fatto, qualsiasi sia la squadra che va in campo è pronta per dare il 100% e faremo del nostro meglio, insomma, chi sarà in campo, anche chi dovrà entrare magari se ci sarà bisogno per raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo, perdonami Fede, è quello, come dicevamo, di raggiungere la miglior posizione nel ranking. In questo momento Perugia è terza dietro Trento e i polacchi del Veghel. Raggiungere almeno il secondo posto, e in questo momento incide il quoziente set, sarebbe importante perché darebbe la possibilità a Perugia di giocare un'eventuale semifinale col vantaggio del fattore campo. Quello che un po', Stefano, diciamo così, col senno di poi, è mancato lo scorso anno. Giocare la gara di ritorno ha complicato un po' il percorso. Sì, diciamo che un po' ce lo siamo complicati noi nella gara di andata qui a Perugia, però sicuramente aver avuto la possibilità di giocare Golden Set Trento in casa loro sicuramente ha inciso il risultato finale, però l'anno scorso mi sembra che fossimo stati primi, no, nel ranking, ma sì, poi c'è stato un sorteggio, sì, esatto, stati sfortunati. È cambiata da quest'anno la regola. Ah, okay. E quindi sì, sicuramente domani sera dobbiamo cercare di fare il miglior risultato possibile per poi vedere un attimo quale sarà il ranking finale per avere qualche agevolazione, può farci comodo. Assolutamente. Marco, come al solito facciamo un tour negli altri palazzetti, l'abbiamo annunciato all'inizio, se ormai è scontato questo primo posto a 19 punti dalla seconda in poi sta succedendo un po' di tutto e succede che Civitanova perde in casa contro Trentino per 3-1, ricordiamo che tra l'altro Trento aveva vinto solo due volte su 20 match giocati a Civitanova, vediamo gli highlights in sovraimpressione e probabilmente, insomma, nell'ambiente cominciano a esserci anche qualche mugugno, Marco. Sì, direi che è da almeno un paio di settimane che l'ambiente non è più tranquillissimo, dichiarazioni varie anche dell'entourage dirigenziale che cerca in qualche modo di gestire una situazione certamente non abituale per la Civitanova degli ultimi anni. Carlo, di fatto l'Ube, che ha la quarta sconfitta, tre in Superlega più il quarto di finale di Coppa Italia con Milano, i giornali scrivevano a proposito di questa partita: Trento apre la crisi, in realtà gli scricchioli ci sono da qualche tempo. Sì, da qualche tempo, basta guardare la classifica, cioè il gap tra la Sir e la Lube è troppo ampio. È chiaro che ci sono i meriti della Sir, anche perché quando li vinci tutti c'è poco da dire, però Civitanova, ma allargo il discorso anche Trento, la stessa Modena, sono troppo dietro, cioè stanno chi più chi meno tutte le squadre, diciamo così, accreditate per essere antagoniste vere della Sir, hanno avuto momenti, no, alti e bassi, forse più bassi che alti. È vero che il campionato è molto equilibrato, quindi le trappole sono
un po' ovunque. Però aspettarsi una Lube così alterna fa specie, perché è vero che ha cambiato molto, c'è un mix di giovani, anche di talento, e veterani, quindi non è mai facile assemblare un gruppo pronto subito. Magari i difetti di questa scelta si vedranno più nel medio-lungo periodo. Però poi c'è la sostanza, quando vedi la classifica e vedi quella distanza abissale con la SIR, i conti non tornano, che sia una striscia di 3 sconfitte o 4 come nell'ultimo periodo, oppure è ancora più giusto forse allargare il discorso dall'inizio della stagione, perché c'è troppo gap, onestamente. Questo è inaspettato, e credo che i primi a non essere soddisfatti siano proprio loro. Assolutamente sì. Chi invece sorprende in maniera positiva, Marco, è Monza, che vince per la quarta gara consecutiva e va a vincere proprio contro forse una delle squadre più deluse o deludenti al momento del campionato, che è Piacenza. Anche qui un risultato di 3-1, Piacenza che ormai l'abbiamo detto a Iosa, sembrava alla vigilia dell'inizio del campionato la vera competitor della Sira, se non altro per la campagna acquisti importante che ha fatto, e invece è caduta anche a Monza. Stefano, ve l'aspettavate una Piacenza così altalenante, un po' più verso il basso che non verso l'alto al momento? Allora, fino a prova contraria ancora una nostra competitor, perché è in semifinale di Coppa Italia con noi. Assolutamente. È meglio che stiamo attenti, perché non c'è da fidarsi di questi grandi giocatori. A Simon, che ce lo ricordiamo tutti l'anno scorso, sì, ci ha dato un bel filo da torcere, anzi, ci è costato caro. In questo momento gli mancano i due schiacciatori titolari, che sono Lucarelli e Leal, e quindi io... Insomma, come ho detto prima, dobbiamo cercare di pensare dalla nostra parte del campo, lavorare umili, uniti, per raggiungere l'obiettivo. Loro sicuramente a fine febbraio avranno recuperato questi due giocatori, e penso che sarà una Piacenza diversa da quella che stiamo vedendo in questo momento. Diciamo che hanno attraversato un momento difficile, come magari lo sta attraversando Civitanova, come l'ha attraversato, magari ha avuto qualche momento Trento in qualche partita. Modena però, all'inizio del campionato. Modena anche all'inizio, però poi quando c'è l'evento importante, abbiamo visto Trento ci ha dato il filo da torcere, insomma, in finale mondiale, Supercoppa italiana, Civitanova in finale ha fatto una gran partita. Quindi quando c'è l'evento importante, è tosta, bisogna giocare veramente una pallavolo di altissimo livello per vincere. A proposito di mondiale, ne avremmo parlato, raccolgo il tuo input, nel senso che hai toccato tu questo tasto. Possiamo dire, Stefano, che il mondiale per club rimane un po' il tuo grande rimpianto? Hai avuto la sfortuna di non poter entrare nemmeno per uno scambio, proprio in quella circostanza, in quei giorni, un problema fisico ti ha negato di essere anche tu dentro il campo, dentro quel palazzetto molto caldo, a dare comunque a lasciare un marchio anche sul mondiale per club, che comunque ti appartiene. Sì, avevo avuto un po' di febbre a inizio settimana appena arrivato in Brasile, diciamo non ero al massimo delle condizioni fisiche per dare una mano in quel momento lì, però sono stato vicino ai ragazzi, sono stato contento, e è una cosa che mi porterò dietro per sempre. Insomma, il mondiale per club non si vince tutti gli anni, quindi sono contento di essere qui, sono contento di far parte di questa grande squadra. Ringrazio il presidente che mi ha voluto confermare dopo la stagione dell'anno scorso, non smetterò mai di ringraziarlo, perché comunque mi porterò dietro una bellissima esperienza. Beh, diciamo che la riconferma te l'eri strameritata sul campo. Va bene, grazie, mi prendo questo complimento qui, grazie. Assolutamente sì. Non abbiamo gli highlights, Marco, ma dicevamo che è molto molto bella anche la lotta, diciamo così, nelle parti basse della classifica. Siena
che va a vincere con Cisterna e Padova con Taranto. Purtroppo le note dolenti sono invece gli infortuni importanti anche del nazionale di Pinali per Siena, per il quale sembra sia finita la stagione, e anche una giornata storta per gli opposti, anche per Stefani, no? Mi sembra. Sì, purtroppo un paio di giocatori importanti per Taranto e Siena non potranno essere delle prossime partite, delle sei gare che mancano alla fine della regular season. Sei gare che, come diceva Carlo, invece per la capolista Perugia saranno un allenamento in vista degli impegni più probanti. Cristina, 19 punti di vantaggio sulla seconda, vincere la regular season già a gennaio con sei giornate ancora da giocare è qualcosa di veramente irreale che davvero non si è mai visto nella pallavolo degli ultimi 30 anni, possiamo dire. No, assolutamente no, veramente è una cosa impensabile, no? Impensabile. Però, come diceva prima Carlo, ha ragione, cioè c'è qualcosa che non torna, cioè nel senso la SIR è veramente la più forte di tutte in questo momento, quindi non c'è storia in Coppa Italia, secondo me non c'è storia da nessuna parte, cioè, in questo momento se mantengono questo livello veramente faranno cose grandi. Tra l'altro, Cristina, poi lo chiedo anche a Carlo, ne abbiamo parlato altre volte anche quando era ospite il presidente Sirci, questa SIR ha portato anche Perugia, anche la regione dell'Umbria, al centro di nuovo dell'attenzione mediatica, soprattutto per quanto riguarda la pallavolo, non a caso arriveranno anche le tappe degli europei. Tu, Cristina, questo destino l'hai vissuto perché nei tuoi anni, nei nostri anni, il faro a livello regionale era la pallavolo femminile con la Sirio, e l'hai vissuto prima anche con Ravenna, perché Teodora Ravenna per la nostra generazione, insomma, era il sogno di tutte le giovani, il Conegliano di oggi, diciamoci la verità. Che cosa significa per una città, per una regione, avere queste squadre così punto di riferimento, così appunto iconiche? Beh, a livello sportivo molto, nel senso che attirano anche un sacco di giovani, e quindi il movimento che c'è all'interno di una regione, quando la regione ha una squadra al massimi livelli, è molto più ampio di quando invece non ce l'ha. Le ragazzine e i ragazzini comunque vogliono tutti, il sogno è iniziare a far parte di quella società, quindi il movimento è veramente molto, molto più ampio di chi invece non ha squadre a questi livelli, assolutamente. Carlo, la SIR riesce a portare, come diceva Cristina Proseliti, il movimento della pallavolo umbra, tu da giornalista, vedi che si sta muovendo un po' di più sia nel maschile che nel femminile? Ma è chiaro che quando c'è una squadra faro come la SIR di quest'anno, in qualche modo stuzzica a tutti i livelli, stuzzica a livello appunto di giovani, come abbiamo detto giustamente, perché c'è l'idolatria e poi la voglia di emulare un giorno questi grandi campioni, stuzzica a livello di tessuto sociale, perché poi anche a livello di sponsor ci sono tutta una serie di incastri che vengono fatti, e quindi squadre come la SIR possono avere l'appoggio di grandi sponsor, e grandi sponsor grazie alla SIR possono avere la visibilità per svilupparsi ancora di più. È tutto un po' un motore che si genera, che si alimenta, che non si ferma mai, e poi c'è un altro grande fattore che può rappresentare anche, seguo molto il basket, gli sport americani. Quanto sarà bello fra 20-30 anni raccogliere l'eredità di questa squadra, parlare di questa squadra, la legacy la chiamano gli americani, proprio l'eredità che si avrà nelle nuove generazioni di poter pensare ad una squadra che comunque vada, è da anni, perché poi di questo si tratta, tra i riferimenti del volley italiano, ed è da anni tra i riferimenti dello sport della nostra nazione, perché quando ci sono delle eccellenze, ridurle soltanto allo sport di appartenenza, anche secondo me anche
tra virgolette stupido, perché poi per arrivare a questi livelli, che sia calcio, basket, volley, prendiamo tanti altri sport, insomma tutto può essere emulato, che non è una brutta parola, emulare, copiare, cioè se si sa copiare nella maniera giusta, se si prende spunto. Come esempio, certo. Esatto, questo è molto importante. Assolutamente. Gregor, tante esperienze in giro per l'Europa nella tua carriera, hai giocato in Benia, ma anche in Repubblica Ceca, Austria, Turchia, Francia, anche un passaggio precedente in Italia a Molfetta, ma questa Superlega, tolta diciamo la vostra squadra che fa un campionato a sé, che Superlega hai ritrovato, che esperienza è per te in questo momento della tua carriera misurarti con questo campionato e con un mondo che probabilmente è quello che offre la pallavolo migliore a livello europeo? Sì, sì, sicuramente una esperienza molto diversa, no? Perché soprattutto squadra è sul livello altissimo, anche io sono altro giocatore che, non lo so, 8 anni fa, quindi certo. Quando hai giocato in Molfetta, ma ancora il campionato è forte, ogni settimana è una partita grande, io non ho aspettato una stagione così senza perdere in 3 mesi, 4, è veramente un po' strano, fantastico e niente, solo spero che possiamo continuare così. Tra le altre cose, aggiungo solo questo, quando appena sei arrivato hai detto non vedo l'ora di giocare al Pala Barton. Adesso che l'hai provato dal vivo, che effetto fa giocare? Ma secondo me qua in Pala Barton è un'atmosfera speciale, no? Come un po' come in Pala Panini, no? C'è una storia, una tradizione, così si sente, no? Tifosi sono veramente coinvolgenti. Per me, sì, per me migliori nell'Italia in questo momento. È una esperienza bellissima giocare in Pala Barton. C'è stato un altro paese nel quale tu hai giocato dove ci sia un tifo così caldo come al Pala Barton, come Sirmaniaci, insomma, come al Pala Panini, come dicevate voi? No, secondo me no, perché sono tifosi anche, no, in Turchia, che sono un po' particolari, no, veramente così caldi, e ma non sono così organizzati, così, no, che cantano tutto il tempo bene, così veramente un'atmosfera bellissima e grazie a loro tante. Bene, Marco, noi dobbiamo fermarci di nuovo per la pubblicità, subito dopo torniamo come sempre, come di consueto, con il video satirico, ironico e divertente dei 7 cervelli, poi ancora tanti argomenti e rimanete con noi perché saremo collegati fra pochissimo con Milano in diretta con il direttore sportivo dell'Alleanza Milano, prossimo avversario della Sirsafe di Susa Perugia. A fra pochissimo. Si turno l'antossito il miele, non sarà in casa, solo una roba, ma praticamente fritta. Mi mamma moglie chiedemo. Mamma, ma tu ci mettevi l'arcam se t'hai struffi? No, qui l'arcam se t'hai erta. Ah, ok. Scusa, ma perché sei così alto? Ma perché rompi i coglioni? I te venga di per se roscia, per se bassa e falla finita, no allora? Non de mosco. Trovate, guarda, un sit porno? Che sapevano i pipi dei giocatori, quelli della pallavolo. Ma guarda, sì, c'è quel de Colacci che ce l'ha scimino. E
vede. Faccialo vedere. Faccialo toccare Maxi. Attenzione, piano piano si avvicina il sorpasso di Vettel, incredibile in una curva. Ma che cazzo sto di qui, stai la palla a voi. Ma un po' lasciate, ma fai, no? Ma io non è per niente, ma perché mi sono accorto che... Sì, sì, sì. Ogni tanto parli da te, sei accorto? Ma io parlo da me perché, come diceva il mio porno, non si ora parla chi coglioni, allora parlo chi mia. E certo. Io non capisco che ci facciamo con questo ventaglio a gennaio, mi hanno caldo. Ma non è un ventaglio, nel dingil ti piompe il culo, eh? Ah. Cosa? Guarda, che questo vuol passare scanze, te. Ma se scanza la lui, volevo dire. Viene un picciato qui, dunque, Non risponde. Che te non ha zampato il culo, ti fa fare 4 punti. Ma che io queste scale. Ma altro facciati i fanfaroni con sti fusilli legati dalle orecchie. Ma mi sapresti dita che serve? Niente, no? Tutta scena. Bucciotti. Tu mi dici tu cello, t'ho sentito un coup, però siccome mi dici a mia moglie, allora sei perdonata, armadio che levo, via. Grazie. Eccoci qua, grazie ancora a Fabrizio e Luca dei Sette Cervelli, che tra l'altro, Marco, a brevissimo avremo ospiti live anche in trasmissione. Allora, l'abbiamo annunciato, la terza parte, come al solito, è dedicata al prossimo turno che vede la Sir Safed e Susa Perugia impegnata contro l'Allianz Milano, e quindi abbiamo collegato con noi, credo, spero, sì, sicuramente sì, il direttore sportivo, eccolo qua alle mie spalle. Buonasera Fabio, il direttore sportivo di Allianz Milano. Fabio Lini, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a te per aver ricevuto e aver accettato il nostro invito. Dicevamo, prossimo turno della Sir Safed e Susa Perugia, si sale a Milano. E non so se per l'occasione o forse ogni tanto Allianz Milano giocherà al Forum di Assago. Credo una bella emozione, insomma, anche per la Sir. Ricordiamo che ha una capienza, Fabio, aiutami tu, 12-14 mila posti il Forum 12.500 euro. Ecco, questo è tra l'altro è un evento che avete pubblicizzato, diciamo così, anche tramite quotidiani sportivi nazionali, perché tu mi ricordavi che comunque una gara all'anno la giocate lì. Sì, è corretto, ci piace offrire al nostro pubblico un evento all'anno al Forum per consentire a tutti gli appassionati di Milano di poter usufruire e di vedere una gara di alto livello, e mai come quest'anno ci è sembrato giusto farlo con Perugia alla luce dei risultati, non ultimo il campionato del mondo in Brasile, per cui siamo molto contenti di ospitare questo evento, perché di evento si parla. Vabbè, grazie, insomma. Molto bello, Fabio. Puoi darci anche qualche informazione in un catino del genere sulla prevendita? Siete già in grado di fare delle previsioni? Quale sarà l'entità del pubblico presente? Sì, diciamo che gli ultimi 3 giorni di prevendita sono sempre più importanti per quanto riguarda la biglietteria. Comunque questa sera abbiamo chiuso che eravamo abbondantemente sopra i 5.500 biglietti venduti. Non faccio previsioni perché giochiamo sabato alle 16. Milano e provincia ha un bacino di utenza di pallavolo spaventoso come numeri societari, però come potete immaginare tante squadre a livello giovanile il sabato giochi, per cui certo. Insomma, noi siamo pronti, apriranno i cancelli alle 13.30, anche perché ospiteremo anche un contest musicale con un vincitore di una kermesse musicale del nostro partner, che è Radio Latte Miele, per cui ci saranno anche dei pezzi di musica prima che le squadre entrino per il riscaldamento. Insomma, cerchiamo di non farci mancare niente e poi dopo giocheranno i ragazzi. Quindi un vero e proprio evento.
Veniamo però insomma all'evento come, come gara di campionato. Sì. Milano ha subito una battuta di arresto dopo 3 vittorie consecutive sabato scorso da Verona, domenica scorsa, chiedo scusa. Prima sconfitta di questo 2023, aspettata Fabio? Noi Verona è una squadra che facciamo fatica a digerire, è una squadra molto fisica. Sinceramente speravo qualcosa di meglio, ma come tutte le squadre tranne Perugia facciamo fatica a dare continuità ai risultati, banalmente come vedete in classifica tra la seconda e l'ottava balla una partita vinta o persa e sei punti in classifica. Speravo di fare qualcosa di meglio, sì. Sì, anche... Chiedo scusa, anche Piazza, no, prego. Anche Piazza infatti nella conferenza stampa post gara ha detto abbiamo peccato dove magari eravamo stati invece eccellenti, per esempio il muro nella gara mi sembra con Modena la domenica precedente. Sì, con Modena abbiamo fatto 21 muri vincenti, ma a parte quello avevamo toccato tantissimo, avevamo avuto tante rigiocate. Con Verona... Insomma, siamo stati un po' tiepidi nell'approccio e nello sviluppo della gara. Sicuramente nel primo e nel secondo set abbiamo avuto le nostre occasioni, non le abbiamo sfruttate bene, ma non eravamo proprio al 100% in palla. Fabio, invece allargando il discorso a un'altra competizione nella quale vi state trovando a vostro agio, sta diventando una tradizione eliminare Civitanova e andare alla Final Four di Coppa Italia per Milano. Sì, diciamo che l'obiettivo è giocare il 26 febbraio con Perugia. No, abbiamo eliminato Civitanova ancora in casa loro, direi con pieno merito. Perché l'anno scorso era una cosa un po' particolare, sì, era un'annata, come ben vi ricordate, col 35% di capienza, con tante situazioni borderline. Quest'anno siamo andati lì convinti dei nostri mezzi, siamo riusciti a mettere in difficoltà e l'abbiamo portata a casa bene. Eravamo molto convinti di poterlo fare, così come penso, conoscendo anche il nostro coach e il nostro staff, saremo convinti anche sabato di poterci giocare le nostre carte contro Perugia. Oh, a proposito di vostre carte, Fabio, è notoria la profondità del roster di Perugia, ma anche Milano ha diverse opzioni a disposizione di coach Piazza. Al centro potete scegliere fra Piano, Vitelli e Loser, così come in banda le alternative possono essere Mergarejo, Ishikawa, Ibadipur. Insomma, c'è la possibilità anche per voi di pescare in panchina e di cambiare faccia anche a gara in corso. Sì, è stato uno dei nostri obiettivi di questo progetto triennale di cui quest'anno rappresenta il primo. Abbiamo deciso di allungare la panchina, di renderla più profonda per poter avere altre soluzioni di gioco e quest'anno ci è servita molto, ecco. Facciamo anche molto spesso un doppio cambio con Porro Patrì ed entrano Bonacchi e Lorenz, che sono due ragazzi, uno del 2004, uno del 2003, sono molto giovani, ma Piazza non guarda la carta d'identità, guarda gli allenamenti in settimana e appena può li fa giocare perché se lo merita. Bene, Fabio, noi ti ringraziamo tantissimo per questo appuntamento, l'appuntamento con te, con la SIR, per sabato prossimo. Grazie ancora, in bocca al lupo per tutto, buona serata. Grazie, complimenti per la trasmissione e buona continuazione. Grazie. Grazie ancora. Grazie. Grazie Fabio. Cristina, ci siamo guardate io e te perché quando ha citato il direttore sportivo di Allianz Milano l'ingresso in campo saltuario, ma comunque molto di frequente, di due ragazzi 2004-2003, giovani, in realtà tu a quell'età già eri a quei livelli. Beh, parliamo sì, di 17-18 sì. Anni, no? Sì, io sono andata... Nel 2004 parliamo di 19, sì. 19, sì, sì. 19 ero ancora a Ravenna e sì, l'anno della maturità sono poi venuta a Perugia, quindi sì, avevo già giocato 3 anni a Ravenna e iniziavo la mia avventura qui a Perugia.
Sì, molto giovane. Io faccio un po' il confronto quando sento queste annate, faccio il confronto con i miei figli. Certo, sempre. E quindi è da lì che vedo il tempo che passa. Sì. Stefano, abbiamo sentito, ci saranno oltre 5.000 persone al Forum di Assago in questo vero e proprio evento che sarà la partita fra Allianz Milano e Sirza Fetissusa Perugia di sabato prossimo. Venite dal Palapanini, insomma, non credo che vi farà grande impressione questa location e la quantità di persone che ci saranno, anzi sarà un bello stimolo vivere da dentro questo evento. Sicuramente sarà una bella esperienza, speriamo di dare un bello spettacolo a tutta la gente che verrà a vedere la partita, ma noi, come ho detto anche prima, dobbiamo cercare di stare concentrati sulla tattica della partita, diciamo. Sappiamo che Milano sta giocando a tratti una bella pallavolo. Il loro allenatore Piazza è un grande tattico. Preparando la partita contro Modena nostra, vedevamo la partita loro contro Milano. La partita di Modena contro Milano, e Milano ha giocato una gran bella partita. Tatticamente stavano nelle posizioni giuste, a muro facevano delle scelte importanti e si vedeva la mano del coach. Quindi sicuramente, come ha detto Lini prima, sabato verranno al Forum per giocarsi le loro carte, insomma. E ci vorrà grande attenzione, come ha confermato Stefano, nell'affrontare questa partita, anche perché Milano, Carlo, ha degli scalpi eccellenti nel suo percorso in Superlega. Sono cadute appunto contro l'Allianz, Modena, Piacenza, Civitanova, insomma, Civitanova in campionato e in Coppa. C'è da prenderla con molta attenzione questa. Anche perché non ha nulla da perdere. Sembra banale dirlo, e lo è un po' per tutte le squadre che da qui alla fine della stagione regolare affronteranno Perugia, però di questo si tratta. Se a questo si unisce il fatto che ci sarà la carica del Forum, che comunque per i palcoscenici italiani rappresenta il top, non ci sono impianti di questo tipo in Superlega che possono ospitare un così gran numero di persone, anche perché se adesso sono 5.005 saranno probabilmente ancora di più da qui ai prossimi giorni. E giocheranno con leggerezza. E il talento c'è, la voglia di sorprendere pure, e nello sport la voglia di fare l'impresa non va mai sottovalutata, per cui rientra un po' in quello che si diceva prima, è un nuovo capitolo che si è aperto nella stagione della SIR, però un nuovo capitolo molto importante perché sarà fondamentale per permettere ai ragazzi di Anastasi di arrivare alla partita di Piacenza concentrati, in palla, in ritmo, con quella adrenalina, con quella cattiveria che sicuramente hanno avuto fino a domenica, e comunque resta da capire quanto ne avranno da qui a fine febbraio, perché poi un attimo di rilassamento io penso sia anche fisiologico, al di là che si voglia vincere sempre tutte le partite in qualsiasi contesto, però intanto sei lì, il tuo l'hai già fatto e adesso vediamo cosa succede. Assicuro. Gregor, che effetto fa, dicevamo prima, con il direttore di Milano, Fabio Lini, che per esempio loro, almeno la scorsa settimana, oggi non ho seguito, sono usciti addirittura a Milano con una pagina intera, l'ultima pagina della Gazzetta dello Sport, invitando a venire a vedere la partita, venite a vedere i campioni del mondo, cioè, come ci ha detto Fabio Lini, invitano non tanto a vedere Allianz Milano ma a vedere voi. Siete anche un evento, insomma, venire a vedere la Sir da tutte le parti d'Italia sta diventando un evento. Per noi è un gran complimento, secondo me, ma sì, aspettavamo una grande partita, un spettacolo, no? Un forum pieno, e così è per noi una gara che non conta tanto, ma possiamo giocare veramente liberi, il nostro miglior gioco, ci divertiamo sul campo e fate divertire, questo, perché sì, questo dà risultati, è evidente. Sicuro.
Carlo, abbiamo detto in serie di presentazione, parlando di tre, giornalista e scrittore, tutti ricordano e molti di quelli che ci seguono sicuramente hanno nella loro libreria il libro che tu hai dedicato alla stagione del Triplete. E volevo fare con te questa riflessione, pensando a quella stagione e a quello che sta succedendo in questa con la gestione Anastasi, che tu hai più volte sottolineato essere una gestione assolutamente vincente. Eppure anche nella stagione del Triplete in qualche modo ci fu un segnale, proprio in gara 5 della finale scudetto, l'alternanza in qualche modo la necessità di schierare Berger per Russell fu decisiva, sì, nell'economia di quella sfida che poi portò allo scudetto Perugia. Fu in qualche modo un segnale che poi possiamo dire nel tempo poi non è stato colto nelle stagioni successive, cioè l'importanza di fare quello che avviene in questa stagione, coinvolgere di più tutto il gruppo in una operazione come quella che si sta rivelando assolutamente vincente come questa, considerando che anche in passato Perugia ha avuto roster importanti e profondi. Sì, con il senno di poi, ma anche adesso non ricordo con precisione chi, ma anche all'interno della Stir si è fatto il punto su questo, su quanto forse la stagione scorsa, un paio di stagioni fa, ci poteva essere più rotazione per permettere un po' a tutti di essere ancora un po' più pronti di quanto già ovviamente non lo fossero. Quello col senno di poi è chiaro che ha pesato. È anche vero che Anastasi si sta permettendo una turnazione così continuativa, perché comunque va anche detto che la SIR di quest'anno a livello di profondità di roster non ha comunque paragoni con il passato. È vero, come dicevi tu Marco, che anche gli altri anni c'era un bel cast di supporto, però onestamente non a questo livello. È altrettanto vero che quando poi arrivano i momenti topici come i playoff, che siano di Superlega o Champions League, e magari per momenti no, di qualche giocatore, bisogna ritrovare dalla panchina qualcuno pronto a cambiare la partita, se nei mesi precedenti hanno giocato poco è chiaro che si fa un po' più fatica, perché immagino anche, io non ho giocato mai, quindi alzo le mani, però un giocatore quando entra si interroga sulle cose che deve fare, su se stesso e sugli altri ovviamente anche, per cui non avere quella serenità che ti porta a giocare a braccio sciolto incide, perché poi il talento fa la sua parte, ma a certi livelli quando contano le partite, a mio modo di vedere, correggetemi se sbaglio, lo fa molto di più la testa, soprattutto quando poi una palla dentro fuori fa la differenza. Concordi Cristina? Nella tua definizione che diede uno dei tuoi allenatori che tu hai avuto qua a Perugia, Giuseppe Cuccarini, che tra l'altro è ancora allenatore, allena Roma in A2 tra l'altro con ottimi risultati, la definizione che aveva dato di te, ma che ha dato anche successivamente, un capitano affidabile, perché è una persona affidabile. Quanto deve essere affidabile un capitano, specialmente in campo, per essere appunto il punto di riferimento della squadra? Ma allora, guarda, io anche con Beppe diciamo che giocavo titolare, ma sono stata anche in panchina. L'affidabilità, secondo me, avviene proprio nel momento in cui tu sei fuori, tra virgolette, in quel momento non giochi titolare. Allora, quanto sei affidabile? Quando mi posso fidare di te nel momento in cui ho bisogno e tu mi risolvi comunque la situazione? Questa è l'affidabilità che forse intendeva lui. Sì, intendeva lui, che intendo sicuramente io, perché poi in campo sì, è ovvio, l'affidabilità di un capitano a livello psicologico soprattutto, capito? Però soprattutto anche l'affidabilità di quando stai fuori, perché comunque devi sempre farti sentire, devi sempre essere lì, devi sempre essere pronta nel momento giusto, saper intervenire. E lui questo era molto bravo, anche perché sapeva comunque tenerci pronte, darci comunque sempre lo stimolo anche per chi stava in panchina. Lui era un allenatore, non mi ricordo se facesse troppi cambi, però sicuramente era stimolante anche per chi non giocava. Un allenatore un po' l'Anastasi, Marco, quindi sì, assolutamente. Che sapeva fare questo, sì, assolutamente sì. Sì.
Stefano, abbiamo detto prima, dicevamo, tu la riconferma, te la sei conquistata sul campo, e a noi è tornato in mente di andare a rileggere qualche cronaca della scorsa stagione, e in una abbiamo trovato: è Stefano Mengozzi, l'uomo di ferro, l'uomo di Romagna, l'uomo del destino. Ti ricordi quando hanno scritto questa cosa di te? Penso dopo la finale di Coppa Italia. Bravissimo, risposta esatta. Ci siamo trasformati in un quiz. Marco, io direi invece, siamo proprio quasi in chiusura, come di consuetudine, di andare a vedere un po'. Abbiamo detto la Sierra giocherà sabato a Milano. Questi orari, l'abbiamo detto, vanno memorizzati, perché sono diventati tutti un po' ballerini. Ma diamo insieme uno sguardo al prossimo turno, che sarà la 17ª giornata? Eh sì, turno numero 17, sesta di ritorno, che si apre, come abbiamo detto, alle 16 di sabato 28 con il match del Forum di Milano, Allianz Milano, Sirzavetti Susa Perugia, e poi si completa con le altre gare, ovvero Widiu Verona, Cucine Lube Civitanova, Top Volley Cisterna, Valza Group Modena, Itas Trentino, Vero Volley Monza, Gas Sales Blue Energy Piacenza, Gioiella Prisma Taranto, e infine uno scontro importantissimo per la lotta a salvezza, quello fra Emma Villas Obè Siena e Pallavolo Padova. Eh sì, forse è quello proprio più incerto, no? lo scontro salvezza, Marco, quello che dicevamo già all'inizio, perché accattivante comunque anche questo fondo classifica. Noi siamo in conclusione, sono le 23, manca forse qualche secondo, quindi siamo puntuali, la trasmissione è rigorosamente in diretta. Si chiude qui la 16ª puntata di Golden Set, che ha avuto come ospiti graditissimo l'alzatore della Sirzavetti Susa Perugia, Gregor Ropret. Grazie Gregor della tua, di aver accettato il nostro invito. Il centrale della Sirzavetti Susa Perugia, Stefano Mengozzi. Grazie Stefano. E allora invitiamo tra l'altro il pubblico a venire domani sera alle 20.30 al Palabarton per vedere anche se il pronostico, fra virgolette, di Simone Camardese con la formazione che vede in campo, sia Gregor che Stefano, sarà stato azzeccato. E noi ringraziamo ovviamente anche Carlo Forciniti, giornalista e scrittore del Corriere dell'Umbria, che è stato con noi e ci ha aiutato a raccontare questo momento straordinario della Sirzavetti Susa Perugia, e è stato un grande piacere ritrovare in TV e tornare a parlare di volley femminile, passato, presente e soprattutto di volley maschile, con un grande capitano della storia della pallavolo perugina come Cristina Saporini. Grazie a voi per l'invito. Tra l'altro, in conclusione voglio ricordare che avevamo anche ritrovato una vecchissima intervista fatta proprio da Marco Cruciani a Cristina Saporiti di qualche tempo fa. La qualità non era proprio, parliamo di qualche tempo fa, siamo tutti coetanei, quindi non era proprio accettabilissima da mandare in TV, ma lo sappiamo. Marco Cruciani intervistò tanti anni fa Cristina Saporiti. Noi vi ringraziamo ancora per essere stati con noi. L'appuntamento con Golden Set ovviamente è martedì prossimo 21.30, sempre su Umbria TV, canale 10. Grazie a tutti, buonanotte. Buonanotte.